Con la riunione di questo pomeriggio in prefettura prende il via l'accordo quadro destinato a migliorare la gestione dei grandi eventi in città dal punto di vista dei trasporti. Al tavolo con il prefetto Claudio Palomba ed il sindaco Gaetano Manfredi c'erano i rappresentanti di EAV, ANM e Ferrovie dello Stato per garantire, già a partire da mercoledì 28 giugno in occasione del concerto di Tiziano Ferro al Maradona, il prolungamento del trasporto su ferro fino alle 2 di notte. Si sarà attivata sia la Cumana che Ferrovie dello Stato, la possibilità di trasporto oraria delle due linee di circa 10.000 persone, quindi in due ore si possono spostare 20.000 persone, che è circa il 50%, che è più che sufficiente dal mio punto di vista, di quelli che frequentano ovviamente gli eventi nello stadio, che fa una capienza di 45.000. Noi stiamo studiando il possibile prolungamento dei funicolari in modo che poi si potrà andare attraverso la stazione di Mergellina, prendere una funivia di Mergellina, oppure attraverso la stazione di Montesanto, prendere anche le altre funicolari, quindi collegarsi anche all'area collinare. Un impegno di cui Comune di Napoli e Regione Campania si faranno carico per agevolare il rientro massiccio al termine dei concerti dalla zona di fuorigrotta e finalizzato ad una pianificazione strutturata dei grandi eventi che preveda anche la possibilità di implementare parcheggi pubblici e di prossimità a prezzi calmierati. Ci è stato segnalato che molti parcheggi privati hanno chiesto cifre esorbitanti per il parcheggio la sera del concerto, che per me è una cosa inaccettabile, perché una cosa è ovviamente il libero mercato, una cosa è in un certo senso taglieggiare le persone che pagano più il parcheggio che il biglietto, questo è inaccettabile. Sul fronte trasporti prosegue gradualmente la messa in funzione dei nuovi treni ed è prevista entro l'anno prossimo l'apertura delle stazioni centro direzionale e tribunale della metropolitana. Vorrà dire poter usare anche il grande parcheggio sotterraneo del centro direzionale come parcheggio di interscambio. E questo è molto importante per i trasporti, quindi tutti chi viene dall'area est, dall'area vesuviana, dall'area di tutta la costiera potrà lasciare la macchina lì e spostarsi verso Napoli. Stiamo mettendo i nuovi treni, già ce ne sono tre, il nostro obiettivo è di riuscire a metterne perlomeno altri due prima dell'estate, quindi cinque, e di riuscire con questo passo ad arrivare anche a 7-8 per fine anno. Al centro del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza in Prefettura anche gli interventi in cantiere per migliorare il servizio taxi in città e contrastare comportamenti illegali. A tal fine il sindaco Manfredi ha annunciato maggior controllo, soprattutto nei luoghi ad alta affluenza turistica, ed il confronto con la categoria dei tassisti per ottimizzare turni e licenze ed assicurare che si lavori nel rispetto delle regole. Fare un presidio quasi permanente, come all'aeroporto farlo anche a Molo Beverello e alla stazione centrale, anche con degli interventi infrastrutturali per regolare meglio le code.